Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Che sulle vittorie negli anni 60 della squadra dei prescritti e cartonati ci fossero delle ombre era noto a tutti, tuttavia, è stato solo nel 2006 che il Times ha portato alla luce dettagli su condotte non etiche che erano state adottate per sollevare al cielo in modo ingiustificato alcuni trofei. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri prossimi video e per sostenere questo canale per avere sempre le notizie per primi. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Nella rubrica di Brian Glanville dal titolo E storia gloriosa ma macchiata, si trattò dell'Inter e della confessione dell'arbitro ungherese Giorgi Vadas riguardo a un presunto tentativo di corruzione da parte di Angelo Moratti prima della semifinale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid del 20 aprile 1966. L'offerta comprendeva denaro, orologi d'oro ed addirittura elettrodomestici in cambio di favori nell'assegnazione dei rigori. Il Times scrisse che le vittorie dell'Inter degli anni 60 furono frutto di corruzione e imbrogli nei quali Angelo Moratti giocò un ruolo cruciale in un sistema messo in piedi da due uomini ora deceduti, Dezzo Olti, faccendiere ungherese, e Italo Allodi. Gli indossatori di scudetti altrui, sostenne sempre il Times, per tre anni consecutivi, avrebbero tentato di influenzare gli arbitri nelle semifinali facendo delle offerte. Le prime due volte, nel 1964 e 1965, tali sforzi avrebbero avuto successo a spese del Borussia e del Liverpool. Insomma, di padre in figlio considerando gli scandali che hanno contraddistinto la storia del club nerazzurro. Il terzo tentativo non andò a buon fine perché Vadas rifiutò una somma con la quale avrebbe potuto acquistare ben 5 Mercedes, 10 per un rigore dato all'ultimo minuto, addirittura 25 per un rigore dato ai supplementari. Il giorno del match, secondo quanto riportato dai giornalisti britannici, Vadas fu ospite di Moratti presso la sua residenza e ricevette in dono un orologio d'oro. Durante l'occasione, come riportato dagli Times, Moratti avrebbe anche promesso di regalare televisori ed elettrodomestici. Va notato che Vadas non concesse alcun favore all'Inter per rimontare lo 0-1 dell'andata, la partita terminò sull'1-1 e quella fu l'ultima apparizione internazionale dell'arbitro ungherese. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e per sostenere questo canale per avere sempre le notizie per primi. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.